Ma alle 8:20 suona la sveglia di Giorgia. Hashtag è l'ultimo che si alza. Alessia va in villaggio tutta scalza. Succo all'ace o all'arancia. Antonio vuole una siga, grazie sgancia. Nel villaggio c'è un barbone con la barba tipo Al-Qaeda. Lo saluto con l'eldir Mocca Al-Kaiba. Intanto Antonio è in casa e cerca la sua maglia. Poi scende con una che non è della sua taglia. Ma è azzeccato il colore delle magliette. Non ho mai vinto un torneo di boccette. Tante tipe, tutte sante, qualcuno ci provava nella serata danzante. Con gli annunci svegliavamo tutte le roulotte. Manco avessimo fatto jackpot. Giada, prendo una corona, giuro che reggo anche perché Antonio non perdona. E se pensate che questo lavoro non ti stressa, portala tutte le sere sta benedetta cassa. Numero uno e poi Golden Boy, Mr. Jack ballalo pure con chi vuoi. E per finire davamo la buonanotte, io facevo karaoke, mi riempivano di botte. Hashtag dove Dario starà giocando col cellulare a Super Mario. Intanto Alessia deve andare a fare il giro e Antonio si fuma l'ultimo tiro. Lorena fa risveglio con 10 persone mentre io a beach perdo un polmone. Mentre Giorgia spiega il bruco macaone, qualcuno in piscina fa il farfallone. È dedicato ai miei colleghi 2015, Lorena, Alessia, Dario, Giorgia e naturalmente Antonio, ai proprietari dello Stella Maris, alle bagnine, ai baristi, a tutti gli ospiti che ci hanno tenuto in compagnia in questi favolosi 4 mesi. E quando poi parte il countdown per settembre, capisci che vorresti restare qui per sempre. Stella Maris, vi è piaciuto sì o no quello che vi abbiamo proposto come show? E quando poi parte il countdown per settembre, capisci che vorresti restare qui per sempre. Stella Maris, vi è piaciuto sì o no quello che vi abbiamo proposto come show?